oggi, prima gita della mia vacanza. Partiamo da Canè, 1500 metri, e la meta ambiziosa di oggi è la cima Monticello, 3160 metri. Le tappe intermedie sono l'agriturismo di Cortebona, il bivacco Valzerotten, il lago di Pietrarossa, Passo Valcanè, e da Passo Valcanè si tira a destra verso la cima Monticello. Bene, partiamo! Che accendi spirito nel buio, senti il tuo cuore adesso è sulle cime, e accende spirito nel buio. Eccoci ragazzi in cammino, qui stiamo entrando nella valle Canè, una bellissima valle. A sinistra, in alto, si vede la cima Bless di 2008. Ho acceso spirito nel buio, da quell'oscuro odor di pianto, dammi il tuo bacio quotidiano, illimitato mio tormento, sacro e profano questo amore mio. Che accende spirito nel buio, vorrei vedere tutto il mondo in festa. Che accende spirito nel buio, yeah! Che accende spirito nel buio. Bene ragazzi, siamo arrivati alla prima tappa intermedia, che è l'agriturismo di Cortebona, a 1766 metri. Ci abbiamo impiegato 30 minuti. Adesso è il tempo di svestirsi, di togliersi il file, il di sotto dei pantaloni, e si riparte. Intanto guardate che bello. Che accendi spirito nel buio. Somebody save me. Non c'è amore intorno a noi, gioia nel mondo e a te dovunque. Ecco, da qui si vede la prossima tappa, che è il bivacco Valzerotten. Vorrei vedere tutto il mondo in festa. Eccola lì. Spirito nel buio. Oh, che accende spirito nel buio. Stiamo arrivando al bivacco Valzerotten, la nostra seconda tappa intermedia. Qualche anno fa era una baracca e poi l'hanno trasformata in un bivacco. Siamo a 2208 metri, tenendo che siamo partiti da 1500, abbiamo fatto 708 metri di livello. Davanti al cielo sarebbe facile. Ecco la bellissima Valcanè, vista dall'alto. Il bivacco in basso a sinistra. Da carità lei mama, anche se il mondo non mama. E qui sopra la salita che ci aspetta. Lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola, sol mama. Hey. Sì. Che bella cera, tirata a pavimento, sì. Vi vedo in gamba, ma dal ginocchio in giù, sì. Che avete un buco in fondo all'anima, sì. Un sole cupo che notte fa. Lei mama, anche se il mondo non mama, bella d'estate. Lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola, sole mama. Le mani
partiamo da questo bellissimo laghetto con la prossima destinazione intermedia, il Passo Valcanè, dal quale ci sarà una visione molto bella a strapiombo sulla Val Grande. Ripartiamo. Giganti e nani, oh, sì. Davanti al cielo non è possibile, sì. Ti ho chiesto acqua, mi hai dato gasolina. Eccoci arrivati al Passo di Valcanè, e qui inizia la Val Grande. Quanto amore sprecato, buttato nel mare. Sotto c'è il bivacco Saveriocchi. Anche se il mondo non m'ama, bella d'estate lei n'ama. Anche se qui tutto frana, lei mi consola sol. Allora, viste le condizioni atmosferiche, sarà molto improbabile che io riesca ad arrivare su fino alla cima. Seguo i segni, bisogna risalire gli spasciumi, perché qui una volta c'era comunque in alto un ghiacciaio, quindi adesso questo ghiacciaio non c'è più e quindi dobbiamo salire. Eccoli alle mie spalle. Proviamo. In aria le mani. Prima di tornare al passo voglio farvi vedere fin dove sono arrivato, poco sotto la cima di Pietrarossa, però come vedete stanno arrivando i nuvoloni. Poi sono anche da solo, quindi non mi sento neanche eccessivamente sicuro di fare l'ultimo tratto più esposto da solo. Per cui torno godendomi questa discesa verso il passo tra la Valcanè e la Val Grande, da dove sono venuto. Non è un problema non essere arrivato a cima Monticello. Per me è già una bella soddisfazione essere arrivato qui a 2008, partendo da 1500-1300 metri di slivello. Ecco, là sotto si vedono i laghi di Pietrarossa, da cui dobbiamo ripassare per tornare a casa. Eccomi al passo, vedete il cartello là in alto fin dove sono arrivato più o meno. Comincia a piovvigginare, per cui la scelta di tornare indietro è stata buona. Vedete, viva la libertà. A volte bisogna saper dire anche di no. Adesso mi mangio due bei panini e poi scendo. Bye bye. Forse mai come vuoi, yeah. Trattenerti non potrei. Mi dispiace, sai, è la verità. Casomai seguo lei, yeah.